Gloria Marconi ci onora con la sua presenza, come ci onora con la presenza l'oro negli 800, campionessa italiana in 2 minuti e 28, bronzo nei 1500. Applausi per lei, la Gallaponte dell'atletica ancora, Simona Prunea. Un grande passaggio, Gloria Marconi. Ancora la sua compagna di squadra è Simona Prunea. Anche per lei suona la campana di un giro al termine. Qui abbiamo il passaggio del 21, Sara Ferroglia dalla Rosella. Al passaggio ottobrino Antonella. Qui sono il passaggio 120, è la volta di Michaela Brusa con il 177 ancora in gara, e Maria Cristina Gori con il 148, con l'orecchiera campagnana, con il passaggio 168 è Antonietta Schettino con il 141, è la volta di Silvia Dolfi con il 147, è Roberta Pieroni con il 171, Ospedalieri con Laura Moscia con il 137, è il passaggio di Claudia Mori con il 151, è la volta di Silvia Stringari che fa chiudere il primo giro con il 174, lei protagonista della Sky Race, è il passaggio di Simonetta Bucci con il 140, ancora le chiede con il passaggio di Alessandra Cappadonna e procede la compagna di squadra Cinzia Fracassi ancora con il 117, è la volta di Silvana Benedetti, ancora il passaggio di Elena Iaccheri con il 150, transita a un giro dal termine Oxana con il 170. Ancora applausi, il passaggio di Nicoletta Turacche con il 146, lei che prende il trail, le Sky Race, il passaggio di Sara Pagliarucci, brava Sara. Ancora passaggi in questo gruppo, il pettorale 176, si tratta di Vittoriana Gariboldi, al passaggio alla storia della corsa sulla riviera Apuana, Rita Pizzica con i colori della Stracarrara con il 161, ancora la Galla Ponte dell'Atletica, un giro per loro con il 123, con il 135, passaggio di Umbretta Mancini che precede il pettorale 175, Dorina Filippi con il 129, il passaggio di Roberta Brucioni. Lei è stata protagonista delle categorie assolute. Dai Gioia!
crisi presente e del passato riguardo all'atletica e al podismo regionale. No, in attesa dell'arrivo della campionessa, in questo caso della categoria, la categoria di gloria, l'M45. Mi dicono che... Ecco a voi, lascio gli applausi, lascio a tutti voi. Signori, bisogna applaudire. Oggi Gloria Marconi ha fatto il vuoto e va a vincere il campionato. E in curva, anche per lei una curva fatta come in moto, piegata, è lei, Simona Prunea. Quindi la gara a Ponte dell'Atletica, primo posto per Gloria Marconi, secondo posto per Simona Prunea. E conclude terza con i colori del gruppo sportivo Lammari, Rossella Varata. E al meglio sul pettorale 121 Sara Ferroglia. E sul pettorale 149, bellissima la gara di Sala Spalma, che va a chiudere la fatica in 15 minuti e 10. Brava Daniela, che precede la compagna di squadra Antonella Ottobrino. Siamo a 15 minuti e 30 di gara. Mamma mia, oh, è la volta di Maria Cristina Gori. Maria Cristina Gori che 116, Mary Mucci. Con il pettorale 120 è la volta di Micaela Brusa, che precede Paola, niente po' di meno, che Antonietta Schettino. Il pettorale 145 è la volta di Sabrina Marangon, che precede Marina Matarazzo. Volata per il pettorale 147 Roberta Pieroni, che ha la meglio sul pettorale 171 Laura Masto. Pochi metri per lei a chiudere, si tratta di Melania Raffaeta. Intanto Gianni ci informa la media chilometrica. Gianni ci dice che ci sembra strano, dimmi pure. 4 Gloria Marconi su 4 chilometri può correre, vero Marco Innocenti? A 3,24 km, senza dubbio. Non c'è, 143 all'arrivo, caro Gianni. Gloria Marconi, abbiamo visto delle imprese anche superiori. Carmela Ferrari ha chiuso la fatica, come l'ha chiuso la fatica Silvia Donofrio. Allora, delle gare femminili, può correre Gloria Marconi a 3,24 km? Penso proprio di sì. Gloria Marconi è con l'arrivo di Simonetta Bucci, Elena Iaccheri e poi ancora il centro 17 per il turno. Ben ritrovata. 44 Cinzia Fracassi, forza Cinzia! Brava Cinzietta! Brava Cinzia, brava! Ecco un altro arrivo, Elena Borbolani per l'Orecchiella Carfagnana, forza! E anche una livornese, Federica Tremolanti, Livorno Team, e lei è Sorige Delinda! All'arrivo ancora abbiamo Geppetti Sonia e poi ancora Maria Grazia Belleri e poi la nostra ultra marathon Sara Paganucci. Gli argento, gli M60 e oltre in Corrum col 170 Nicoletta Turodache, poi ancora il 176 per l'Atletica Pistoia Vittoriana Gariboldi. E lei la storia della, di qui, di Marina Di Massa, la Pantera. Quindi gli M60 qui dietro in Corrum, per loro 4 km del percorso. Poi alle 10.50 ci sarà la gara. Ecco ancora arrivi per l'Atletica Pistoia, Paola Paolicchi. Facciamo un bel applauso. Forte!
il 156 e la Stracarrara Romina Menconi e poi ancora sempre Stracarrara Cristina Lazzerini per la gioia del loro presidente. Forza! Avete anche la curva, Roberta Brucioni e Serena Balduini. Forza Roby! Bravo, bravo. Gloria Bonfiglioli. Ce l'abbiamo ancora Giuseppe? Abbiamo col 243 l'arrivo di lei, Maria Atletica Prato, col 180 Ornella Forti per il Borgo Buggiano. Signori, come avete già intuito e capito, io insieme a Alessandro Marli e a Giacomo Roguschi vi porterò nella fase finale dell'evento, quindi un grosso e caloroso applauso alla Croce Rossa. Andiamo a premiare la prima assoluta, per lei la medaglia di campionessa toscana e la maglia di campionessa toscana della categoria, lei che due settimane fa è diventata campionessa italiana dei 3000 piani. Sento già la ola, sento già applausi per Gloria Marconi. Eccola qua sul palco, e mentre Elena Iaccheri mi ricorda due record italiani, forse Gloria Marconi ha più nel cuore una vittoria alla Maratona di Roma in 2 ore 29, 1 ora 09 alla Roma Ostia. Ora Gloria Marconi sta facendo e battendo il record nelle varie categorie. Ancora un grosso applauso per Gloria Marconi, Simona Prunea, Maria Cristina Gori.